Buongiorno belle donne, ben ritrovate di nuovo qui su Zoe Fashion and Beauty. Questo è un mini haul prenatalizio, nel senso che ho fatto dei piccoli acquistini, in parte per me e in parte pensierini da regalare alle mie amiche. Li ho raggruppati tutti insieme e ve li racconto in un mini haul in cui li presento tutti insieme, perché come sempre la mia vita è un casino. E quindi non ho molto tempo in questo periodo per fare dei video singoli, quindi faccio un po' i soliti minestroni, come l'altro di cui vi ho già parlato e ve lo caccio qua sopra, che è il mini haul, anzi, l'haul natalizio di Denny, Zara, eccetera. E niente, quindi allora vi faccio vedere un po' di cose. Dunque, sono stata da Sephora, ho trovato tante cose carine. Nella serpentina, prima di arrivare alle casse, ci sono tantissime mini taglie, un po' di tutto, che si tratti di skincare, di make-up, di profumini, di piccoli gadget, c'è un sacco di roba lì. Ed è secondo me un bel posticino anche per testare dei prodotti che magari in taglia grande, in full size, magari sono costosi. Allora, prima di diciamo buttarci a investire su un prodotto molto costoso, che magari è un 30, un 50 millilitri, insomma un formato grande che poi se non ci piace scoccia un po' lasciarlo lì, allora lì si trovano anche delle mini taglie con dei prezzi ovviamente più contenuti che ci permettono di fare un bel test senza essere troppo impegnate economicamente e di vedere se effettivamente quel prodotto fa per noi. Quindi cominciamo subito, però ci sono anche delle cosine di Nabla, beh, chiaramente. Va bene, cominciamo con i pensierini. Allora, per le mie amiche, io adesso ve ne mostro uno, ma in realtà ne ho presi 5 o 6, e li sto già distribuendo, quindi ve ne faccio vedere ovviamente solo uno. Ho pensato di regalare questa confezione natalizia, che io trovo assolutamente deliziosa, con il babbino Natale qui. Ed è la confezione regalo della mini size del Better Than Sex, il mascara di Too Faced, quello miracoloso che ha l'effetto Viagra anche sulle ciglia più spente di questo mondo, perché comunque anche quelle molto flosce lui le tira su, che è un piacere. Quindi, se non sapete cosa regalare, sicuramente questo è un bel pensierino, costa sui 10 euro, è un mascara che bene o male è piaciuto a tutti, è una mini size, quindi insomma, è anche comodo da portare dietro in borsa, da tenere nel cassetto dell'ufficio per darsi l'ultima passata. Magari, non so, dopo il lavoro dovete andare da qualche parte, quindi rinfrescate un po' il trucco. Le mini size sono utili anche in questi casi. Qui, tra l'altro, c'è anche uno spazietto to from, quindi scriviamo il destinatario e scriviamo il nostro nome, di modo che non dobbiamo neppure allegare tanti biglietti e robe strane. È proprio una roba super easy, super facile, veloce e secondo me veramente tanto carina. E tra l'altro, datosi che qui abbiamo il nastrino per agganciarlo, li possiamo anche appendere proprio all'albero di Natale. Quindi direi assolutamente perfetto. Sempre regali amiche, ho deciso di alternare o regalare insieme ai mascara anche le mini size di queste maschere, le maschere Glam Glow, che sono fantastiche. Sephora le ha già da un po', io ne ho provate alcune, ho provato quella color argento che ti fa proprio la faccia tutta argentata, è una cosa scioccante, sembra di essere in un film di fantascienza, però super efficacissima. Se cercate una maschera veramente efficace, vi consiglio di andarle a provare perché sono veramente stratosferiche. Questa è super super mega idratante per le pelli secche, è pazzesca. Poi ci sono quelle per le pelli grasse che sono quindi assorbenti, sebo normalizzanti, Sovenio. Poi c'è quella argentata che vi dicevo che anche quella mi è piaciuta tantissimo, che è una rassodante e quindi per chi non è più giovanissima è una bellissima idea. Insomma, ci sono varie possibilità. La full size è piuttosto costosa perché va, mi sembra, sui 50 euro, mentre invece la mini, che ci consente comunque di fare almeno 3 o 4 applicazioni, e contando che insomma di questa non bisogna farne più di una alla settimana, secondo me, insomma, comunque un mesetto per vedere effettivamente l'efficacia che può avere sulla nostra pelle ce l'abbiamo, e questa costa, non mi ricordo, 19. 20, insomma, molto meno. Per cui niente, anche queste sono
delle mini size che ho scelto di regalare alle mie amiche e spero, insomma, credo che sia un regalo abbastanza gradito, così almeno hanno la possibilità di vedere se gli piace o no. Ma non c'è solo il Better Than Sex in mini size, c'è anche il mini roller lash di Benefit, che anche questo è un mascara con le contropalle, nel senso che è veramente efficace, fa veramente delle bellissime ciglia, belle separate, incurvate. Io lo adoro e siccome c'erano un po' di mini tagli anche di questo, ne ho comprati 3 o 4 anche di questo qui, di modo che appunto anche questi li distribuisco, oppure ad alcune amiche faccio il sacchettino con dentro quello di Too Faced, quello di Benefit e poi magari, perché no, anche una mascherina monosize di Sephora. Per esempio questa qui è quella con il fazzolettino, no? Si stende il fazzolettino, come indicato qui, sul viso, si tiene la sostanza idratante in posa per una quindicina di minuti e poi la si va a togliere e si elimina con una velina. Sono maschere che sicuramente sono ottime, molto idratanti, la pelle risulta sempre molto ben riposata, molto liscia e distesa dopo averle utilizzate, e quindi anche queste sono dei bei regalini, magari da usare spot prima di una serata in cui si vuole essere particolarmente in forma, oppure così come coccola nei nostri momenti di relax in cui finalmente tutto il mondo ci lascia in pace, non ci rompono le balle e ci possiamo rilassare sul divano occhi chiusi con un po' di musica e una bella maschera spiattellata in faccia. Ma veniamo adesso alle cose che ho acquistato per me. Non c'è molto, non so perché quest'anno non sono particolarmente ispirata. Cercavo una palette che mi facesse innamorare, soprattutto fra quelle limited edition natalizie che so che sono pazzesche, ma non lo so, non c'è niente che mi abbia veramente fatto dire wow, questa è mia, la voglio. Cioè c'è, ma la vendono solo negli Stati Uniti, non so se qua arriverà e niente, ve ne parlo in un altro video. Va bene, comunque, sempre da Sephora ho fatto un giro e ho visto che Clinique, che già quest'estate era uscita con una bellissima linea di prodotti nuovi per il make-up, ombretti, smalti e rossetti, soprattutto i rossetti li ho trovati molto belli, ho visto che ha ampliato la gamma e proprio in occasione, insomma, del passaggio autunno-inverno, Natale, eccetera, ha ampliato la gamma con dei colori matte, per cui io ne ho subito individuato uno che mi è piaciuto tantissimo ed è quello che sto indossando adesso, quindi un fucsia matte, molto coprente, molto liscio, molto setoso, e la confezione è questa. Ci sono tantissimi colori ovviamente e quindi bisogna andare un attimo a verificare, a vedere quelli che ci piacciono di più. Ci sono dei bellissimi marroncini, dei bellissimi nude, tantissimi rosa e dei bei rossi intensi. Io al rosso intenso, al rosso classico, al rosso arancio preferisco sempre un rosso a base fredda, perché trovo che mi doni di più come carnagione. Quindi questo era secondo me il fucsia rosso più freddo di tutta la gamma matte. Diciamo che, volendo fare una comparazione, è una via di mezzo tra All Fired Up di MAC e Flat Out Fabulous, sempre di MAC, che sono uno un rosso freddo ma classico e l'altro un rosso fucsia, sempre molto classico, molto intenso, però diciamo che io lo vedo, almeno su di me, indossato da me, come una via di mezzo tra i due. E quindi niente, mi sono piaciuti tanto e questo ho deciso di acquistarlo. Allora, questo è lui, quindi il colore lo vedete già indossato, è in video è abbastanza fedele, cioè non cambia molto rispetto al colore reale, giusto leggermente più chiaro. E questo è lo swatch, eccolo qua. Come vedete è molto coprente, anche se effettivamente ne servono magari due passate per avere una coprenza proprio totale, completa, senza nessuna disomogeneità, però è veramente bellissimo e poi soprattutto è molto confortevole, è molto piacevole da sentire sulle labbra, un po' si sente, non è di quei rossetti che proprio sembra di non averli, questo no. Però è piacevole e comunque io lo sento anche molto idratante, cioè io ce l'ho su da stamattina, adesso sono le 4 del pomeriggio,
l'ho rinfrescato un po' dopo aver mangiato, perché comunque non è una lunghissima durata, quindi mangiando va via, però non mi ha seccato le labbra. Io ho delle labbra terribili, si seccano con niente, basta che la temperatura vada tipo sotto gli 8 gradi ed ecco che io già ho le croste. Però questo rossetto qua non mi sta seccando le labbra, anzi lo sento anche abbastanza morbido e idratante anche dopo un po' di ore. Quindi bene, bellissima resa, bellissimo colore, bellissima texture e niente, se vi piacciono, state cercando rossetti di questo tipo, magari andateci a dare un'occhiata perché magari potreste trovare qualcosa che effettivamente fa il caso vostro. Ma veniamo a Nabla, non ho comprato tante cose, però sono soddisfatta di quello che ho scelto. Allora, Nabla quest'autunno è uscita con una nuova collezione che si chiama Potion Paradise ed è una collezione che punta tutto su questi nuovi ombretti in crema molto particolari con una bellissima texture, e di questi ne ho acquistati due che adesso vi vado a far vedere, e sono rispettivamente, aspettate che li devo trovare, Tea Melody e Rhea. Allora, Tea Melody ve lo tiro fuori subito, mi ha conquistato appena ho visto la review di Mr. Daniel, è un colore pazzesco, è una via di mezzo tra il lilla e l'azzurro, ha una bellissima texture, aspettate che ve lo faccio vedere qui, eccolo, quindi è un colore molto luminoso, molto particolare, perché appunto a seconda di come lo guardiamo è più o meno metallico nei riflessi, però non è troppo sparato ed è veramente una via di mezzo tra il lilla e l'azzurro, quindi secondo me è particolarmente bello su chi ha gli occhi scuri, marroni, neri eccetera. Quindi subito io appena l'ho visto ho detto no, beh, questo è mio, perché sui miei occhi sicuramente risalta, cioè comunque mette in risalto le iridi marroni, e poi in ogni caso io ho una passione per tutti gli ombretti dai toni freddi, quindi sicuramente questo non poteva non piacermi. E il secondo che ho preso invece è Rhea. Rhea è un colore molto scuro, un viola intenso con dei riflessi magari leggermente bordeaux o che virano verso il marrone, adesso ve lo faccio vedere qui. È molto pastoso, molto denso ed è direi praticamente matte, cioè non ha granché di iridescenza, ha una bella coprenza, è molto omogeneo e ecco, anche questo è uno di quei colori che secondo me sugli occhi scuri li rifanno risaltare all'ennesima potenza, quindi diciamo che anche se gli altri colori sono anche quelli veramente stupendi, però questi due io insomma ho ritenuto che fossero quelli più giusti per me. Poi non li ho ancora sperimentati per bene, sto cominciando a fare i primi test, ho visto che per esempio Petit Paradis è un po' difficile da stendere, bisogna lavorarlo molto bene con le dita prima perché tende un po' a spostarsi, a muoversi, e comunque entrambi si seccano molto velocemente, asciugano velocemente, quindi bisogna avere la mano un po' ferma, essere abbastanza decise nell'applicazione con le dita, tac tac tac, sfumarli bene, ma insomma dopo correzioni non se ne fanno molte. In ogni caso sono stratificabili, quindi se per caso la nostra prima applicazione non è venuta esattamente come la volevamo, possiamo procedere a una seconda applicazione in modo da intensificare e magari anche da uniformare nel caso non siamo state molto brave o la stesura non sia stata omogenea. Rhea è sicuramente più facile da utilizzare perché essendo meno luminoso, essendo più opaco ed essendo più denso e cremoso insomma è più facile proprio da stendere. Il bello di Rhea è che appunto ha una texture e un colore tali che utilizzando un pennellino angolato, di quelli che si usano anche per le sopracciglia, noi possiamo usarlo anche come eyeliner, quindi si può tranquillamente stendere proprio per fare la riga di eyeliner e sicuramente l'effetto è molto bello. Con la Potion Paradise mi sono fermata lì, però ho comprato due pezzi dell'altra collezione appena uscita, che è la Goldust
ed è la collezione di Natale, che è molto ricca, ha tantissimi prodotti, tantissimi ombretti, due blush bellissimi, un sacco di rossetti, eccetera. Io, tanto per non perdere il vizio, ho scelto un altro ombretto in crema, che è stato proprio creato appositamente in limited edition per la Goldust collezione natalizia. E il colore è questo, è un arancio pesca medio, né chiaro né scuro, abbastanza glitterato, ma non in maniera esagerata. Mi è piaciuto subito quando ho visto lo swatch, perché l'ho visto molto particolare, è molto morbido, è più morbido degli altri. Adesso ve lo faccio vedere qui, eccolo qua. È veramente bellissimo ed è anche molto facile da stendere. Come ombretto io lo trovo perfetto sia da solo, tutta la palpebra mobile sfumato verso l'alto, direi che io l'unica cosa che aggiungerei sarebbe un punto luce con qualcosa di chiaro al centro della palpebra per fare proprio il pop di luce all'interno dell'occhio e far risaltare anche l'arancio, ma si può fare un po' quel che si vuole. Per esempio, è bellissimo steso così, ecco, è già asciutto e si secca anche questo abbastanza velocemente. Se andiamo a tamponare sopra un ombretto, per esempio anche lui arancione o rosato o color pesca, ne va a intensificare ulteriormente la sfumatura e ti viene fuori un colore veramente pazzesco. Io lo sto provando sia con degli ombretti arancio che con degli ombretti rosati pescati, e effettivamente il risultato alla fine è molto bello. Anche qui bisogna essere abbastanza brave, abbastanza veloci e avere già bene in mente quello che vogliamo fare, perché se lo stendiamo un po' così poi ci mettiamo a pensare: ah, adesso cosa ci metto? Ci metto del rosa, ci metto un po' di marroncino di là. Ecco, nel frattempo lui si è seccato e non lo muoviamo più. Quindi prepariamoci prima un'idea, facciamo qualche esperimento e vediamo come va a finire. Però io, aiuto, mi cade, però io ve lo straconsiglio perché è veramente, ma veramente bellissimo. E sempre della collezione Goldust, belle le mie manine, non c'è male. Allora, sempre della collezione Goldust sono usciti dei rossetti. Io ho scelto il colore più pazzo della Goldust, si chiama Dilemma ed è un colore scurissimo, darkissimo, con un sottotono che va fra il marrone e il viola scuro. Secondo me ha un sottotono caldo, ma è talmente scuro che diciamo che faccio un po' fatica, cioè non dico che sembri nero, ma quasi. Eccolo qua. Allora, in telecamera è più chiaro, dal vivo vi posso garantire che è più scuro. Mi è già caduto, per fortuna l'ho preso in tempo, ma l'ho spuntato, ma vabbè. Io l'ho indossato sabato scorso, che sono uscita fuori con le mie amiche, e l'effetto mi è piaciuto tantissimo. Naturalmente non è un colore facile, credo che sia meglio abbinarlo con un trucco occhi non eccessivo, però in realtà se lo mettete per uscire di sera va benissimo anche con gli occhi un po' pesi, un po' truccati di scuro, con un bel eyeliner, non so, come volete, con uno smoky magari non sparatissimo, non tutto nero fino alle sopracciglia, però insomma si può portare anche per fare un trucco bello strong, bello da sera, bello dark. E niente, vi faccio vedere lo swatch, se ci riesco. Quindi, come vedete, è molto scuro, il sottotono è sul bordeaux, c'è un fondo di marrone rosso, ma l'effetto del rossetto è proprio quello darkissimo, scurissimo. Secondo me sta benissimo sia a chi ha la carnagione molto pallida, per avere questo effetto un po' anni 20, labbra scure che sembrano quasi nere, o comunque appunto questo contrasto fra il pallore e le labbra scurissime, quindi chi ha un mood un po' gotico, sia per chi invece ha la carnagione un po' più olivastra, un po' più ambrata, perché comunque questo tipo di colore che ha il sottotono rosso marrone scuro la va ulteriormente a scaldare e secondo me la fa risaltare benissimo. Quindi non c'è un problema di carnagione con questo rossetto, con questo colore, ma è proprio solo una questione di gusto personale. In sé la texture è comodissima, morbidissima, quasi non si sente sulle labbra,
non secca, è abbastanza idratante ed è molto coprente, quindi la resa del prodotto è assolutamente ottima. Altra possibilità per Capodanno o per serate particolari è usare Dilemma su tutte le labbra e successivamente tamponare sopra con le dita un ombretto duochrome, come per esempio il Blue Brown di MAC o il Camaleonte di Neve Cosmetics. Sono quelle polveri o quei pigmenti che hanno il doppio colore, che per esempio a seconda di dove ci posizioniamo, di come è posizionata la luce, li vediamo brillare in tonalità del marrone o del verde o del viola. E sicuramente su un ombretto scuro come questo fanno un effetto pazzesco, anzi diciamo che ve lo faccio vedere subito. Bene bimbe, io col mio beauty haul prenatalizio mi fermo qui. Sto cercando la palette dei miei sogni, non la trovo. Magari qui sotto lasciatemi qualche vostro suggerimento. Quali sono le palette che vi sono piaciute di più di queste uscite natalizie? Se c'è qualcosa che secondo voi nel cassetto di una vera beauty addicted malata di palette, di ombretti e di tutto quanto non deve assolutamente mancare. Io sono in palla, non trovo niente che mi faccia innamorare pazzamente, quindi aspetto i vostri suggerimenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi siate divertite, che magari vi abbia dato qualche spunto per i vostri regalini, per il vostro shopping dell'ultimo momento prima di Natale, e mi raccomando, se è stato così, un bel like qua sotto come sempre per farmelo sapere. Io vi aspetto su Zoe Fashion & Beauty, iscrivetevi così sarete sempre aggiornate quando faccio uscire un nuovo video e come sempre noi ci vediamo al prossimo. Nel frattempo un bacione!